Buonasera da Millennium, abbiamo due protagonisti della vittoria dei Hermanos United, abbiamo Capasso da una parte, autore di un gol e di un assist quasi a fine partita, e Barca, che è autore di un'ottima prestazione a difesa, che ha fatto davvero la differenza nel reparto arretrato. Ragazzi, qualche sensazione per questa vittoria? Davvero sofferta, però? Sì, è stata sensazione, Capasso. Una partita durissima, anche conoscendo l'avversario. Ce l'abbiamo fatta e speriamo di arrivare quanto più avanti possibile. Passo un attimo e testimone a Barca. Una partita combattuta sotto il punto di vista fisico. Brivido, finale. Ultimi minuti, traversa. Che ne pensi degli avversari? Ottima squadra, mi sono piaciuti, però alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi onore ai più forti, si dice, no? Certamente. Onore ai vincitori. Ai vincenti. Incontrerete la vincente tra Buffett e Oro Massiccio. Avete paura di questo quarto di finale? In prospettiva? Non è con il scontrato. Ragazzi, avete qualche innesto nuovo da presentare? No, ci dispiace. La squadra è quella che abbiamo visto stasera. Sì, con la pecca di aver perso Ernesto Ciampa per pubalgia, che ci aveva dato una mano nelle partite precedenti. Speriamo di avere la finale, questa. Potrebbe in finale. Capasso, tu sei stato però protagonista di un episodio stasera, un tocco di mano molto protestato e molto dubbio. Molto dubbio. L'arbitro ti ha ammonito, pensi che sia stato giusto solo poteva starci ammonito? Anche la espulsione, perché poi poteva essere anche da ultimo uomo, sì. Ringraziamo per l'onestà, Capasso. Grazie. Ottima prestazione anche a Barca. Salutiamo gli Hermanos United, un grande bocca al lupo per i quarti di finale. Grazie. Buonasera, torniamo al chat, siamo qui con Bomber Di Maria Valceo, giusto? Buonasera. E da mister Davide Esposito, una dura partita vinta per 4-3 contro l'Oro Massiccio. Gol di Bomber Valceo, anche se è su un eroe difensore dell'Oro Massiccio. Spiegaci un po' la dinamica del gol. La partita si è messa subito bene, siamo andati in vantaggio 4-1. Ci siamo fatti recuperare con la prima partita come i polli. Poteva finire un'ora molto più larga, come sempre ci siamo complicati nella vita, però la prestazione ottima finché non c'è stato il blackout. Prestazione ottima di tutti, di Paolo, dalla difesa, dal portiere, Memo, tutti. Vabbè, signor Davidone, buona squadra, buona prestazione da parte della squadra, anche se la difesa avversaria ha contribuito. Sì, vabbè, difesa loro anche noi a sprazzi abbiamo espresso il bel calcio, poi ci parlano se è fatto male. Abbiamo messo molto a centrocampo, però sono a tratti molto contento, a tratti molto arrabbiato perché sono 4-1. Hanno fatto due gol sulla stessa attenzione difensiva. Però vabbè, comunque questa dimostrazione nel Buffetto c'è spazio per chi gioca di più. Infatti Bomber Valceo sta facendo il titolare qua. E ci saremo pensando con tre gol. Capitano della squadra, no? Della squadra. Vorrei dire solo una cosa, Donato Farina giochi bene qualche partita, ma io volevo il fratello. Ma lei incontrerà Hermanos. Prima l'hai visto un po'. Sinceramente non conosco nessuno della squadra, non solo il capitano da Inza, ma non come calcistico, come gioco calcistico, ma quella nessuno. Sinceramente non conosco, però io in questo momento non tengo nessuno, anche perché sinceramente noi della squadra possiamo giocarci con tutti quanti. Poi saranno se possono giocarci con noi e vediamo un po' cosa dobbiamo fare. La prossima al campo grande, lo saluto. Permettetemi un saluto, no? Facciamo da tempo a Bocchetti, sempre poco. E un saluto al mio amico Cristiano Di Sabato, che è potuto vedere la partita. Da Millennium è tutto. Buonasera, abbiamo qui con noi Affinito degli Uccidiamoli, hanno battuto ai rigori i ritrovati in una partita dura, finita per 3-3 e poi vinta all'ultimo rigore. Allora Affinito, una partita come dicevo dura, tirata, sempre in bilico, sì. Un gol uno, un gol l'altro. Una partita molto combattuta, molto tirata, ma ce l'abbiamo fatta fortunatamente. Merito soprattutto tuo perché con tre gol. Sì, ho fatto una bella partita, mi sto riprendendo nel corso del torneo perché stavo un po' giù all'inizio del torneo. Fortunato, cioè, stasera ho fatto tre gol, sono contento, la squadra ha giocato bene. L'importante è che abbiamo passato il turno e andiamo a fare i quarti di finale. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo spero più avanti è possibile. Cerchiamo di andare. Anche perché nelle partite secche può succedere qualsiasi cosa, sì, è stato mostrato anche stasera. Siete andati sempre sotto e poi. Siamo sempre sotto, poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Incrociamo la dita per la prossima partita. Forza Chicago! Crepi il lupo!
Allora, buonasera, siamo qui con Giuseppe Avolio, autore di una grande doppietta e una grandissima prestazione del Molise, che batte per 4-1 in Glorious Bastard e vola ai quarti di finale. Era una partita che si è messa subito bene per voi, poi inizio secondo tempo sembrava quasi, diciamo, vi eravate un po' fermati e poi sono arrivati i tuoi gol che hanno chiuso il match. Sì, diciamo che siamo entrati convinti in campo, dopo ieri che sono stati in trasmissione, ieri ci davano per sconfitti. Si è caricato questa cosa e per il resto il risultato questa sera si è visto. Una grande prestazione dei ragazzi. Ringrazio Vincenzo qua. Grazie al mister della nuova convocazione. Grande prestazione, per il resto continuiamo così sperando di arrivare fino in fondo. Hanno favorito un po' gli errori difensivi di Liguori, Caraccio? Sinceramente sì, non mi aspettavo che giocasse Liguori lì al centro, ci ha favorito comunque da là. Devo essere sincero. Un po' polemico, Olio, Re, tu cosa ne pensi? Un po' in più polemico delle altre volte, dovrebbe parlare un po' di meno e dovrebbe caricare un po' di più i ragazzi. Vabbè, invece adesso, di buttarli a terra. Questo Molise gioca come ha giocato fino al 2-0, penso che può lottare per lui. Lo spero, c'ha ragione Vincenzo, la prossima spero di non parlare perché abbiamo fatto alcuni errori che possiamo evitare. Per me, per quello che ho visto, poi per il resto ringrazio i ragazzi di nuovo per la prestazione e per la vittoria. Va bene, allora faccio in bocca al lupo per i quarti di finale. Crepi. Crepi. Si è appena conclusa Blaugrana Casavatore, vittoria del Casavatore per 3-2, siamo col capitano Vincenzo Duomo. Ciao, buonasera. Allora, una partita abbastanza accesa. Sì, infatti. No, si era messa un po' male forse all'inizio. Sì, infatti. Vabbè, come tutte le partite che abbiamo giocato abbiamo sofferto un po' all'inizio, poi alla fine siamo usciti. Comunque la partita è stata tirata, ci siamo divertiti. È stata dura calcisticamente, poi in fondo in campo ci conosciamo tutti quanti. Tutti amici. Quanto riguarda te, un po' di difficoltà con i loro attaccanti veloci, piccoletti. Anche Sergio e Enzo sono due giocatori tecnicamente forti. Il Barone ha giocato molto bene. Rapidi, quindi se partono è difficile. Quindi cerchiamo sempre di dietro a te, anche se non è facile. Ci andrà bene. Siete passati come miglior terzo, ora arrivate quarti. C'è da essere soddisfatti. No, sì, infatti. Grazie, Presidente. Ciao, ragazzi. Poi loro erano i vincitori della Silver. Sì, infatti, quindi sapevo che erano una buona squadra, infatti, ma erano collaudati, siamo stati fortunati per loro, che loro potevano fare. Gianni Porto ha fatto una grandissima partita, ha fatto due parate come se avesse fatto due gol, quindi sì, esatto, anche nel finale ha salvato il risultato, ha salvato i rigori. Si è conquistato. Va bene, io ti faccio in bocca al lupo per i quarti. Grazie. Ti ringrazio. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Ciao. Okay.